Pia, onestà. Cosa pensi della cosa del governo? Ma che devo pensare? Siamo alla punta da capo, tanto salirà di un annetto. Grandi! Tu come ti reputi dal punto di vista politico? Come mi reputo? Sì. Un pazzo completo, sono fuori completamente dalla cosa. La Sicilia è spaccata come al solito. Ci divertiamo in Sicilia, è il nostro popolo, e soprattutto quando il popolo è così vicino al messaggio che vuole, diciamo, irradiare questo progetto da sempre. Siamo orgogliosi di questo. Se siamo vicini così, legati, probabilmente un po' di cose riusciamo a muoverle. Questa è una cosa per noi importante. Vuol dire, allora, a Memo Profeta in Italia? No, Memo Profeta in città, paese più che altro, perché effettivamente c'è questa debacle stupida che ancora continua, sì, che mi ha dato anche molto fastidio. Io vorrei non più parlare, ma no. Però se ogni volta, ogni anno mi arrivano telefonate e tutti si fanno belli, politici, sì, per dirmi adesso ti invito, poi quando finisce l'elezione non ti invita più nessuno, io ovviamente non posso che non dire: stasera eravamo in Piazza dei Cereali, Siracusa non l'ho mai vista. E infatti, accade a pennello, a proposito di elezioni. Oggi nel tuo concerto hai citato in modo elegante. L'uscita in modo elegante. L'uscita in modo elegante, la canzone che hai fatto. Tra l'altro, molti mi hanno tutta gioia, mi hanno dato del veggente, perché quando ci fu già un piccolo scontro attraverso il quotidiano Il Corsera, che io avevo detto che doveva farsi processare, tutti quanti sono sollevati in una sommossa di suoi amici. Sei stato... E alla fine si è fatto processare, anche l'hanno condannato. Quindi, era ovvio, no, che doveva succedere prima o poi. Scalo 76, una bellissima puntata dedicata a Catania. Tu sei uno dei promotori della Sicilia, possiamo dire, dare sempre la porta in altro cuore. Sì, no, eravamo a Scalo 76 con gli altri siciliani, solo che effettivamente devo riconoscere che con tutta la bravura e il talento di personaggi come Carmen Consoli o il Mario stesso, ovviamente noi siamo più intrisi di sicilianità, perché abbiamo utilizzato il linguaggio, il dialetto, per me è una lingua, il siciliano, da sempre, e sono molto contento sapere e sentire che adesso personaggi come Carmen, come tanti altri, stanno cantando Ma la razza, noi lo facevamo 5 anni fa e stanno cantando anche loro, utilizzando più il dialetto, vuol dire che sta incominciando a piacere questa cosa. Penso di dire anche con molta schiettezza che questa cosa sta venendo fuori molto molto molto, perché io l'unico pensiero che ho in questo momento, ma non solo in Sicilia e in Italia, è che l'unica cosa che serve è la rivoluzione del popolo totale.